Bella a tutti ragazzi e bentornati su Pokémon X. Eccoci qui in diretta da Piazza Rosa di Luminopoli. Bene, in questa nuova parte quindi andremo al caffè di Elisio, che si trova, come vi avevo detto nella parte precedente, accanto, diciamo non accanto, vicinissimo al centro Pokémon del Corso Alto. Parlando con questa recluta: un caffè intenso come la passione che arde dentro di noi. Quel liquido nero e amaro che ci rende felici e dà gusto alla convinzione. Sì, per noi l'espresso è il carburante che ci dà la carica giusta. Ma vaffanculo, va. Ma scema questo. Ok, entrati dentro il caffè Elisio. Da questa parte. Ecco qui il professor Platan con Elisio. Parlavo giusto con Elisio della mega evoluzione su cui sta indagando. Ti faccio i miei complimenti, vorrei essere capace anch'io di usare la mega evoluzione. Il nostro Elisio parla così, ma in realtà ha antenati di stirpe reale, è un vero e proprio prescelto. Sì, pare che uno dei miei antenati fosse il fratello di un re, ma si tratta di una storia risalente a 3000 anni fa e non so quanto ci sia di vero. A proposito, Dark, sai dove è stato assemblato l'Holovox? Sì, l'ha creato Elisio. Esatto, proprio nel laboratorio di Elisio. Elisio è davvero un grand'uomo. Con una parte dei profitti derivati dell'Holovox sostiene allenatori e ricerche sui Pokémon. A questo mondo ci sono due categorie di persone: quelle che danno e quelle che prendono. Proprio come i due Pokémon leggendari di Kalos. Io voglio essere tra quelli che danno. Ma al mondo ci sono dei prepotenti che credono di dimostrare la propria forza prendendo ciò che appartiene agli altri. È disgustoso. La leggenda narra che secoli or sono il re di Kalos volle conquistare il mondo. Allora realizzò un'arma terribile che sprigionò un fuoco devastatore. Guarda ora Kalos com'è bella. Se il numero di Pokémon ed esseri umani non aumenterà, si potranno evitare stupide contese per il predominio. Ma il futuro è ancora tutto da costruire. Ed è illogico credere che domani sarà uguale a oggi. Nonostante tutto, un merito va riconosciuto a quell'antico re. In fondo, con la sua arma spazzò via anche tutto il marciume della sua epoca. Beh, in effetti. Elisio all'improvviso ci regala una roccia di re. È buona, dai. Grazie per aver ascoltato le mie parole. Scusa se ti ho rubato del tempo prezioso. Va bene. Elisio va via. Un uomo animato da grandi passioni. Il suo animo brucia come una fiamma ardente. Forse è proprio l'orgoglio per le sue nobili origini che anima il suo spirito. Ad ogni modo, quella espressa da Elisio è solo la sua visione delle cose. Potrebbe anche sbagliarsi. Dark, abbiamo sempre molto da imparare da chi ci sta accanto. Cerca di trarre il massimo del tempo trascorso con i tuoi Pokémon viaggiando per Kalos. Ok. Dopo questo discorsetto, noi mi sa che ci possiamo avventurare su una nuova stradina. Allora, riceviamo un messaggio sull'Holovox. Chi è? È trovato. Trovato. Ciao, era da un po' che non ci sentivamo. Volevo dirti che ci siamo dati appuntamento al percorso 14. Ti aspettiamo lì. Ok, quindi il percorso 14... diciamo che c'è un varco per il percorso 14 da queste parti. Da queste parti a Luminopoli. Un momento, guardiamo nella mappa. Percorso 14 è di qua? No. Sta di qua il percorso 14. Quindi sul Corso Alto. Usiamo la bici. Bene. Ci dovrebbe essere uno sbocco che porta proprio lì. Secondo me è questo. Guardiamo un attimo. No, questa qui. Siamo andati praticamente alla landa di Luminopoli di nuovo. No, non è questo.
Allora, andando da questa parte, allora. Ah, qui siamo al corso basso. No, di qua si va al percorso 5, ricordo benissimo. È tutta una confusione con questi varchi. No, siamo fuori strada. Siamo al corso basso, verso il corso alto. No, non è di qua. Moment. Allora. Bene, andiamo sul corso alto, sì. Abbiamo detto che di qua non è. Ce la possiamo fare? Mi sa che è di qua, dai. Me lo sento. È di qua? Parlami. Percorso 16. Perfetto, abbiamo di nuovo quei due tizi. Dexio e l'altro, non mi ricordo come cazzo si chiama. Lascerò passare solo chi ha le carte in regola per andare al percorso 15. Perché vuol dire che ha stile. Sai dove è il percorso 15? A rigor di logica dovrebbe trovarsi tra il percorso 14 e il percorso 16. Ah, non è di qua. Non rientrare di nuovo. Mi sa che è la prossima. No, qui c'è una fontana. Tipo. No, siamo di nuovo al corso basso. Ma dov'è? Ma prendendo un taxi? Mi sono rotto le palle. Non riesco a beccare l'uscita. Magari ci porta lui. No. No, non ci porta lui. Autoguida, questo è il terminale informativo su GoGo Shuttle. Che cazzo è? Saliamo. Fermata attuale. Varco percorso 16. Dove vuoi andare? Alto Est? Andiamo ad Alto Est. Qua abbiamo un GoGoAt. Bravi, ecco così. Funziona così. Per evitare fatiche. Forza GoGoAt. Siamo arrivati al capolinea. Alto Est. Ma mi sa che è l'altro. Andiamo su GoGoAt. Alto Ovest. Dai, è bella pecorella. Anzi, dai bravo montone. Più avanti. No. Ok, più avanti. Mi sa che sta proprio qui. No, andiamo più avanti. Vediamo dove ci porta questo signorino. Percorso 14. Scendiamo, sì. Entrata per il percorso 14.
Perfetto, siamo qui. Ehi, hey, Super Dark, sentiero di Romantopoli. Hai fatto in fretta? Mica tanto. Stavamo confrontando i Pokédex per vedere chi ha più Pokémon. Naturalmente ho vinto io. Lascio a voi completare il Pokédex, non mi piace fare le cose che fanno tutti. Beh, Super Dark, vediamo chi ha incontrato più Pokémon finora. Controlliamo il Pokédex di Kalos Montana. Dai, considerala una sfida di Pokémon alla mia maniera. Allora, tu hai incontrato 9 Pokémon, mentre io, mi secca ammetterlo, ma hai vinto tu. Oh, hai incontrato un Gibble anche tu. Sono davvero felice di conoscere i tuoi stessi Pokémon. Certo che a Kalos ci sono proprio tantissimi Pokémon. Bene, adesso tocca a me. Dark, ti sfido a una lotta. Ok, parte la lotta. L'ennesima lotta di Serena allenatrice. Mette in campo Mew Stick. Eccoci con Charizard. Usiamo attacco d'ala. Efficace. Mew Stick usa schermo luce. Andiamo con Pirolancio. Dai, con Pirolancio è molto più protetto. Usiamo Era di Drago. KO Mew Stick, perfetto. Bene. Lucario sarà a livello 40. Prossima scelta sarà Absol. Combattiamo con Greninja. Bene. Ecco Greninja che fa il suo ingresso in campo. Usiamo Hydro Pulsar su Absol. Greninja si tocca l'ascella mentre usa Hydro Pulsar. È strano. Usiamo Surf. Ok, l'effetto di schermo luce finisce, quindi adesso ti posso fare il culo. Boom, KO Absol. Charizard sarà al 43. Gabite al 31. E la prossima scelta sarà Chestnut. Wow, gli si è evoluto. Mettiamo Charizard. Guardate che cagata. Mamma mia, che Pokémon di merda. No, che mega evoluzione. Usiamo attacco d'ala. Chestnut resist. Contrattacchiamo con Pirolancio. Bene, KO Chestnut. Abbiamo avuto la meglio contro Serena, la nostra rivale. Talonflame sale al 40 pure, Jolteon al 28. Bene. Ok ragazzi, a questo punto niente, arriva Shana così, l'ultima. Che bravi e che potenza! Ah Shana, ci stavi guardando? E Tierno dov'è? Al dojo karate. Cosa? Al dojo karate? Eccomi, scusate il ritardo! Ero così preso dall'allenamento di ballo che non mi sono accorto dell'ora. Allora Tierno, hai trovato dei buoni Pokémon? Sì, il mio corpo di ballo ideale è quasi al completo. Buon per te. Ehi, vi va di andare alla casa stregata? Quella vicino a Romantopoli? Ne ho sentito parlare, ma è davvero stregata? Beh, c'è un solo modo per scoprirlo. Andiamoci. Io non vengo. Sono sicura che sono solo dicerie senza fondamento. E poi voglio passare più tempo con i miei Pokémon prima di andare a Romantopoli. Quindi lei scappa via perché se si caga in mano, in realtà. Allora venite o avete paura? Io vengo, voglio scoprire cosa c'è sotto. E è arrivato il coraggioso. Un tappeto di un centimetro. Uff. Senti Dark, tu perché ti sei messo in viaggio?
Tutti si stanno impegnando per raggiungere un obiettivo. Io invece spero solo di vivere un'avventura memorabile. E te sei proprio una cogliona, te lo ripeto sempre. Ah, dai scherzo. Che cazzo ridi? Ma... vabbè, qui ci sono altalene. Comunque Romantopoli è la città inquietante. In ogni edizione di Pokémon troviamo una città inquietante. Intanto troviamo una caramella rara. Qui abbiamo uno scivolo. Sì, yuppie. E niente. Noi quindi ci avventuriamo nel percorso 14, noto come sentiero Romantopoli. Quindi iniziamo ad andare. Ma mi sa che sfidiamo i primi allenatori che... non i primi, almeno questa. Sì. Non abbiamo molto tempo a disposizione. Comunque possiede due Pokémon, il primo è Arbok. Uè, bella serpentone. Usiamo Era di Drago. Se solo avessi trovato il percorso 14 prima. Tiro lancio. Arbok recupera punti esperienza, punti vita. Attacco d'ala. Devi andare via. Arbok sta aumentando la sua difesa. Devi morire. Dai con attacco d'ala. KO Arbok. Ok. Riceviamo punti esperienza. Prossima scelta Piror. Mettiamo in campo Greninja. Bene, questa qui è l'altra forma, la forma femminile di Piror. Carina anche, eh? Usiamo Surf. KO Piror. Bene ragazzi, livello 43 Greninja. Interessante. Dovrebbe imparare sostituto. La mossa trollosa. Togliamo Core. Nope. Non dovevo togliere Core. Vabbè, fa lo stesso. Chissene. Tanto non la usavo molto. Comunque, niente, da questa parte abbiamo... non abbiamo nulla? Sì, un po' più avanti abbiamo degli strumenti, eccetera, eccetera. Comunque noi, ragazzi, esploreremo il percorso 14, ovvero... non mi ricordo come si chiama. Percorso 14, sentiero di Romantopoli. Lo esploreremo soltanto nella prossima parte, quindi pertanto da ThePokeDark97 è tutto, ci si becca nella prossima parte di Pokémon X. Ciao belli!